Massimo Carrera, lo stiamo per microfonare, si dice anche se non c'è nessun microfono. Intanto fatemi salutare, c'è Andrea Sarubbi con noi, già conduttore piacere, parlamentare, ciao, resto, e Nicola Balice, giornalista. Ciao Massimo Carrera, che emozione riaverti qui, ciao, Massimo. ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao. Come stai Massimo? Tutto Bene, bene? bene, tutto bene, dai. Noi ti abbiamo visto, cambiamo intanto il titolo, le emozioni di un tifoso. Qua andiamo a Massimo Carrera con noi, ragazzi, è stato bello vedere un vecchio tifoso che veramente piange parlando di Juve. È una grande emozione, noi ci emozioniamo invece a parlare con Massimo Carrera. Massimo, la prima domanda te la faccio io, me la prendo subito. Dicci qualcosa, scegli tu dell'altro giorno. Scegli la Ah. prima cosa da dirci, qual è stata l'emozione, se mi vedi. Vai, vai. L'emozione più grande è quella di rindossare la maglia della Juve, quindi Mamma penso mia. che quella è stata una grandissima emozione. Poi rivedere Platini, il mio idolo quando ero piccolo della Juve, poi tutti i campioni che hanno fatto parte della famiglia della Juve, quindi penso che sia stata una cosa bella, emozionante, ci siamo divertiti, abbiamo fatto divertire il pubblico e quindi penso che sia stata una cosa bella. Allora, tantissimi messaggi, intanto io non ve li metto in evidenza qua, ma li metto per chi guarda su Twitch, li vedrà lì, grande Carrera, grande Massimo, qualcuno ci ringrazia, ieri sera c'era Michele Padovano, oggi Massimo Carrera, quanti ricordi di Juve anche vincenti, è bello, che onore avere Massimo con noi. E io li leggevo questi messaggi e non ricordavo che anche Carrera si chiamasse Massimo e dicevo che carini i tifosi a parlare di me così, invece era per Massimo Carrera, purtroppo. Vedevo una serie di messaggi che erano bello vedere Massimo qui. Dico, ragazzi, ragazzi, No, ci di sono. solito non è così, ma Sì, ci sono spesso. Non è no, mi questi. insultano, dici come mai? Esatto, che sta succedendo oggi? Saluti da Treviso, saluti da Napoli, saluti ovunque, tutti, tantissimi Grande tifosi. Io Massimo, sì, va bene. faccio fare subito un giro ad Andrea Sarubbi, a Nicola Ma Balice, domanda e ne facciamo tanti. allora, la mia è facile, Massimo. Ti do del tu, scusami, perché Cioè penso no, che fai ti beh, insulti. certo. Allora, guarda, tu sei stato anche, almeno così ti nomino, bandiera di altre squadre, no? Pensa all'Atalanta, insomma, un bel pezzo forte l'hai fatto della tua vita, no? Sì. Indossando altre maglie, eccetera. Quindi non è che sei nato juventino, morto juventino, eccetera. Hai girato abbastanza e hai fatto belle esperienze. Onestamente, non perché sei in un sito di tifosi juventini, ma qual è la differenza tra lo stare alla Juve e stare altrove? Beh, che la Juve ha il DNA e giochi per vincere, quindi ci sono pressioni importanti. Quindi quando giochi per vincere non è facile, non sempre vinci, e quindi sono quelle le difficoltà a stare in una grande squadra. Io ho sempre detto che tutti ci possono arrivare in grandi squadre, però la cosa più difficile è rimanerci, perché non è semplice. Giocare la maglia pesa, indubbiamente, qualsiasi maglia importante pesa, quindi è quella la differenza. E questo Allora lo io senti. ti. Aspetta, fammi finire. Questo lo senti di più da giocatore o da allenatore? Perché tu sei stato su tutte e due le parti, no? Cioè, questa pressione che senti alla Juve, che tu dici altrove non c'è, è più forte quando stai in panchina o quando stai invece in campo? Ma penso che siano due pressioni diverse, ma si sente uguale, perché anche allenare la Juve c'è una pressione importante, quindi con la storia che ha la Juve è normale, no? Sei la squadra più titolata in Italia, quindi sei costretta quasi tra virgolette a vincere, quindi la pressione anche lì dall'allenatore fa la differenza. Allora, negli ultimi secondi abbiamo avuto qualche piccolo problema di un po' gracchiava un po' Massimo, che prima si sentiva molto bene, non so bene cosa sia successo, se dipende da lui o meno, se c'è un filo o qualcosa, non lo so. Ora si Allora, aspetta un attimo, eh. Vediamo un attimo se. Boh, non capisco esattamente cosa sia successo. Va bene, vediamo un secondo, proviamo a vedere cosa accade, se no, poi ti chiedo di provare a uscire e a ricollegarti se riesci, perché negli ultimi secondi sento un po' un rumore, come un fruscio, non so esattamente. Prova a fare così, dai, prova se puoi uscire un attimo a rientrare. Sentivamo benissimo, poi da un minuto sentiamo un po' peggio, sentiamo chiaro. Grazie mille intanto a Massimo. Nicola, come ti è parsa la serata dell'altro giorno? Molto riuscita, Bella, emozionante. bella. Devo dire che mi è piaciuto praticamente tutto, anche mo molto da amante anche del wrestling, mi è piaciuto molto anche l'ingresso dei giocatori in questa maniera molto, molto spettacolare, suggestivo. Mi è piaciuta
la sobrietà della cerimonia d'apertura, nel senso che non sono state il rischio in queste occasioni è che magari ci si parli addosso, invece ho pensato molto anche la scelta del questo video celebrativo bello, emozionante, mi è piaciuto molto la spontaneità con cui che ha portato tutto il palazzetto, coinvolgendo poi anche i giocatori in campo o viceversa, perché poi non ti accorgi mai da dove parta per il ricordo di Vialli al nono. La partita è stata divertente, una cosa completamente nuova. Anche è vero che realizzare un evento simile allo stadio avrebbe coinvolto molti più spettatori, però questo l'ha resa anche una cosa diversa con la partita set. Bello, mi è sembrato un bel momento che forse varrebbe la pena anche non rendere unico. È vero che non è che ogni anno bisogna celebrare il centenario della famiglia Agnelli piuttosto che altro, però credo che un momento di puro spettacolo come questo sarebbe bello da replicare anche in altri contesti. Allora Massimo, ti chiediamo, è stata una serata così riuscita secondo te? Noi ci siamo emozionati da casa, chiediamo anche a te se l'emozione è stata quella, se eravate tutti in sintonia tra voi giocatori. Sì, eravamo tutti in sintonia, come se stessimo ancora giocando assieme, capito? Quindi generazioni diverse. Tu con chi sei rimasto legato? Tu con chi sei rimasto legato? Io sono rimasto legato alla mia generazione, quindi con Di Livio, Peruzzi, Torricelli, Antonio Conte, Ciro Ferrara, Pessotto, quelli, no? Poi dopo gli altri li conosci, li visti così, è meno confidenza. Il bello da vedere, io direi di fare una prima parte sull'altra sera, appunto sui ricordi, e poi magari ti chiediamo qualcosa sulla Juve di oggi, ma il bello da vedere è stato, Massimo, che sembrava vi divertiste tanto tra voi. Cioè io ho visto Di Livio festeggiare un gol prendendo in giro Peruzzi, ho visto Torricelli tirare una sassata sotto il 7 ed esultare, non so, poi ho visto anche Davids irridere Montero con un tocco, non so, sembrava una cosa divertente anche tra voi, era così? Sì, era una cosa divertente per far divertire anche il pubblico. Penso che il pubblico abbia apprezzato questa nostra prestazione, anche se non andavamo fortissimo come quando giocavamo, perché ognuno c'ha un po' di acciacchi, però dai, abbiamo fatto il possibile per far divertire la gente. Spero di esserci riusciti. Sì, sicuro. Andrea, poi un'altra domanda, se riesci ancora sull'altra sera o su altro, poi passiamo alla Juve di oggi, intendo dire. L'altra sera, guarda, io per tanti anni ho condotto in televisione degli eventi del Papa, no? Perché faccio questo paragone? Perché io dovevo fare la versione per la televisione, quindi io stavo lì, avevo degli ospiti, intervistavo, eccetera, eccetera, e però quello che succedeva, tra virgolette, sul campo era totalmente diverso. E quindi io ho avuto la stessa impressione l'altra sera, cioè io l'ho vista su Sky e mi è sembrata una serata media. Niente di eccezionale, anzi anche alcune domande ho trovato che avrebbero potuto essere evitate e così via. Credo che invece vista dal vivo sia stata una serata migliore di come l'ho pensata io. È vero Massimo che c'era una bella atmosfera, grande proprio, no? Cioè si sentiva l'amore insomma lì dentro. Aspetta, niente. scusami, ti avevo mutato perché c'è qualche... Vai tranquillo, parla pure. No, dicevo, sì, l'atmosfera dentro lì era come stare in famiglia, eravamo tutti juventini, tutti lì che giocavamo, ci divertivamo. Quindi poi dopo non so le domande che hanno fatto i telecronisti, magari inappropriate, che non c'entravano niente con quella manifestazione, però la manifestazione è riuscita benissimo. Poi dopo ci siamo fermati a cena tutti assieme, quindi abbiamo ricordato, che bello, tutte le cose, gli scherzi, tutte le cose che si facevano quando si andava in ritiro, quindi è stata una riunione bellissima. Chi era il più scatenato l'altro giorno? O era tutto come 20 anni fa, diciamo, come 30 anni fa? No, quello che è un po' così, sono Ciro Ferrara e Di Livio, sono Di Livio. Quelli della mia generazione. Un po' più scatenati, poi cambiando generazione c'era Pepe, anche se non ha giocato, che è un altro
guarda caso c'è il numero 7 come Di Livio, quindi sono simili, no? E quindi lui era l'altro che teneva un po' sulla compagnia. Senti, Antonio Conte come è stato accolto dai ora vengo, Nicola. Antonio Conte, tu hai sempre ottimi rapporti, ti chiedo Massimo intanto, oppure no, con Antonio? Sì. Ah, ok. Sì. Ricordiamo che tu hai anche allenato in periodo di Conte alla Juventus. Ti chiedo come è stato accolto, che percezione è stato avuto? È stato accolto benissimo. Quindi... Ma lui come ti è sembrato? Ma non potrebbe essere diversamente, che è stato capitano della Juve, ha vinto tantissimo, è stato allenatore della Juve, ha vinto tantissimo, quindi non può che non essere ricordato così. Massimo, non potrebbe essere diversamente, dici, perché tu non frequenti i social bianconeri, perché non so, qualsiasi giocatore, allenatore, a chi gli vuole bene e chi lo odia, quindi non devi fare ma solo perché ha fatto un pezzo all'Inter, per questo era via, no, non per altro, figura di niente di sì, questo. No, beh, però purtroppo nel nostro mondo è così, dai, anche sa, perché sarebbe tornato anche da noi, poi con piacere, ma poi mi sa veramente, mi lega quello che dicevate prima, la percezione dal vivo. Io non ho ancora rivisto a livello in televisione, però la percezione dal vivo mi sembra effettivamente sia stata completamente diversa che dallo schermo. Anche con l'accoglienza per Conte, io ritengo, se ci fosse stato un applausometro, appena dietro Zidane ovviamente Del Piero, credo sia stato proprio per lui l'accoglienza più calorosa. È stato anche stuzzicato magari dal pubblico quando è partito il chino salta nero azzurro, ma niente di più, tutti guardano. Se dalla panchina muovesse i piedi, è stato l'ha visto, affrontato anche quello tutto con il massimo rispetto per quello che è stato il suo percorso. Però dal vivo, veramente, credetemi, è stata una serata giusta, bella, nulla dire, nulla fuori posto. Io, mister, volevo chiedere una cosa: da giocatore ha vissuto, visto che parliamo comunque del centenario di proprietà della famiglia Agnelli, da giocatore hai vissuto l'avvocato e il dottore, da allenatore, uno staff che poi ha fatto ripartire il ciclo vincente, era la Juve di Andrea Agnelli e anche di John Elkann. Quanto sono diverse queste due epoche di famiglia? Sono diverse, ovviamente l'avvocato aveva un carisma che non fai neanche, cioè devi conoscere per dire queste cose. Io mi ricordo che quando andavamo ancora in ritiro a Villa Alperosa, lui la mattinale prima della partita arrivava sempre lì, cioè, a casa sua, noi andavamo da lui e ci intratteneva e parlavamo di calcio e ne capiva di calcio, perché era un buon intenditore di calcio, quindi veniva lì, ci faceva le sorprese, poi quando veniva a trovarci anche all'allenamento. Aveva un altro carisma, sicuramente Andrea era molto un po' più giovane, quindi magari faceva fatica a avere questo tipo di carisma, però quando parlavi dell'avvocato era l'avvocato, quindi è difficile imitare e arrivare al suo carisma. Senti Massimo, qualcuno ci chiede, intanto ci dici tu cosa fai adesso, cosa vuoi fare e cosa fai, parliamo di te un secondo e poi andiamo sulla nuova Juve. Cosa faccio adesso? Gioco a padel, quindi vado partite e gioco a padel, poi mi piacerebbe tornare ad allenare, però in questo momento non c'è opportunità, non c'è possibilità e quindi sto aspettando di trovare qualcosa di interessante. Non è quanto dormono certe squadre, ragazzi, con Massimo Carrera disponibile. Io lo sapete, ve l'abbiamo già raccontato qui, l'ho incontrato anche ad Atene quando allenava un AEK Atene non proprio ricchissimo, eppure riusciva a fargli fare dei risultati. Posso fare qualche domanda? Vai, certo. Allora, una è scomoda, Massimo, se mi rispondi sei coraggioso, va bene? Se no fai il diplomatico e non mi rispondi. Vai tranquillo. Hai la Juve in mano per domenica contro il Milan, quando giocheremo in Milan, ok? Facciamo conto che sei tu che stai lì in panchina. Che modulo usi e che formazione metti? Adesso come faccio a sapere? Devo conoscere i giocatori prima. Vabbè, tu non li conosci, li conosciamo noi. No, è normale che... Prima cosa, hai un modulo fisso? Hai il 3-5-2 che te lo porti dietro? Se dovessi scegliere il 3-5-2 è quello che l'ho fatto di più, perché l'ho fatto 5 anni con Antonio, no? Quindi è quello. Però, quando sono andato alla loro Sparta, che ho iniziato con il 3-4-2-1 perché giocavano così, poi dopo in base ai giocatori, alle caratteristiche dei giocatori,
io adatto il modulo in base ai giocatori, quindi ho giocato 4-2-3-1, però non sono fisso con quel modulo, a me piace cambiare anche in base alle squadre che affronti, per dove trovi magari le difficoltà, e quindi cerchi di mettere difficoltà a loro. Magari io ho giocato anche 4-3-3, 5-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2, quindi perché io penso che un giocatore debba saper far tutto, no? Anche perché se hai solo magari un modulo, quando hai delle difficoltà con una squadra, dopo fai fatica, non hai un piano B, no? Non avendo il piano B, voi stessi quando arrivaste a Torino avevate in mente un altro modulo, no? Che era un 4-2-4. Arrivato col 4-2-4, facevamo 4-2-4, poi siamo passati a 4-3-3 e poi dopo... Per Pirlo, secondo te? Per Pirlo? Sì, sicuramente, perché Pirlo nel centrocampo a due faceva un po' fatica, no? Quindi aveva bisogno di qualcuno di fianco, e poi dopo siamo arrivati al 4-3-3 e poi dopo da lì ha trovato la formula giusta, 3-5-2, che è diventato il suo cavallo di battaglia. E per te Bremer, Gatti, Danilo è una buona difesa 3? Per me sì, Bremer è forte, Danilo anche. Scusami, continua pure, no, era un attimo silenziato. Ha detto Bremer è forte, Danilo anche. E anche Gatti, l'anno scorso ha fatto un gran campionato, poi a prescindere dall'errore che ha fatto... solo chi non gioca non fa errore, quindi... Però penso che un giocatore può prendere in mano la Juve del futuro. Però il 5-2 dipende molto dagli esterni, no? Noi per esempio adesso... quest'anno siamo tutti meravigliati dal fatto che nelle ultime partite a destra sta facendo McKennie molto spesso, che era uno che non ci aspettavamo che avrebbe fatto l'esterno. Questo per dire che forse uno la squadra la pensa in un modo e poi se la ritrova in un altro. No, ma sicuramente deve essere anche bravo il giocatore, si mette a disposizione per fare quel ruolo. Sicuramente magari non ha proprio le caratteristiche per fare un esterno, però magari con l'impegno e la voglia di sacrificarsi riesce a rendere anche quel posto, no? Nicola, tu avevi delle domande? Dino tante, se vuoi. Beh, al mister chiederei, un progetto come la Next Gen ti potrebbe interessare? Sì, anche perché a me piace lavorare con i giovani, quindi penso che puoi dargli tanto, soprattutto ai giovani, no? E quindi, quindi è una cosa che potrei prendere in considerazione anche quella, sicuramente. Senti Massimo, nel sicuro rispetto che avrai per Massimiliano Allegri, ovviamente, che è un tuo collega che ha vinto tanto, e quindi vabbè, e tutto questo. Però parlando qua tra noi, tra i juventini, come mai, secondo te, qualcuno lo chiedeva prima, credo Monociglio, non so, chiedeva come mai un allenatore che ha vinto tanto quanto Allegri ha diviso tanto, non lo so, c'è qualcosa che tu gli diresti, non lo so, non ho idea, e ti chiedo qual è la tua percezione su questa. Tu sai che tra gli juventini c'è sempre una lamentela perenne, anche negli anni delle vittorie, figuriamoci ora che non si vince. Allora, sicuramente quando un tifoso vede la propria squadra non vincere, sicuramente si fa delle domande, no? Beh, è normale che ci sono anche periodi, ci sono rifondazioni, quindi finisce un ciclo, bisogna aprire un altro, quindi bisogna avere pazienza, bisogna essere bravi a ricostruire piano piano la Juve, no? E quindi non è semplice vincere e rivincere. Ma tu Massimo, credi che Allegri sia, come dicono alcuni, quindi stimandolo moltissimo come gestore di una squadra pronta, che ha portato praticamente a vincere tutto, e meno adatto magari a ricostruire con ragazzi in un ambiente meno solido? Può darsi, ci sono allenatori più gestori, altri più... No, ci sono sicuramente questi due tipi di allenatori, però io non conosco personalmente, non so come lavora Allegri, quindi faccio fatica a dare la mia opinione sul suo operato quando allena. Posso dire quello di Antonio in questo, che sono stato 5 anni, lui questo è bravo, perché anche se non ha il gruppo, anche se ha il gruppo, lui fa l'allenatore, quindi non è solo gestore, lui è allenatore. Ma tu credi che Conte voglia tornare alla Juve? Aspetta, apro piccola parentesi, ieri sera Padovano ha detto di sì.
ieri sera c'era Padovano con Mister Gatto, eccetera, ha detto: io sono sicuro che lui non vede l'ora, eccetera. Sicuramente è un juventino, no? Quindi, però queste sono domande che dovete fare al diretto interessato. Ognuno può dire quello che vuole, però è solo lui che sa cosa vuole fare. Ma quindi... sensazione, secondo te, lui e magari Del Piero prima o poi, non fra un anno, sei mesi, cinque anni, prima o poi torneranno? Ma io penso Del Piero penso che abbia le possibilità, no? di tornare, perché ha giocato 19 anni nella Juve, quindi è rimasto nel cuore, se n'è andato un po' così inaspettatamente, quindi secondo me potrebbe essere una figura importante per entrare in società. Quindi poi per Antonio questo Conte di meno. Conte di meno, quindi no, perché no, io posso parlare di Del Piero perché non è stata la Juve, quindi potrebbe essere questo, no? Che si qua. Insomma, Antonio è così, è un lavoro suo, quindi è una domanda che solamente bisogna farla a lui. L'altra sera ci siamo visti, ma non abbiamo parlato proprio di calcio, di niente. Quindi, anche se quando riesce a parlare con Conte anche di cose che non siano calcio, questo non l'avrei mai detto. Perché senti, Massimo, scusami, una cosa solo al volo, poi da Andrea la do a te. C'è un collega attuale di quelli emergenti che stimi e che ti incuriosirebbe vedere come lavora? Tiago Motta, Palladino, italiano, non lo so, te ne faccio tanti nomi. C'è un collega che ti interserbi, un collega che ti intriga? No, penso Tiago Motta, penso che secondo me dicono e mi piacerebbe vedere, perché dicono che è un profilo interessante. Ok, Andrea, stavi per chiedere qualcosa tu? No, dicevo, l'altro giorno sono venuti in Parlamento Ferrero e Giuntoli, no? E c'è stato questo incontro con lo Juve Club Parlamento. E allora sono venuti e una delle domande è stata certo, per alcune cose questa Juve di quest'anno, che sembra un po' una squadra in ricostruzione dopo un'annata un po' complicata, assomiglia alla prima Juve di Conte, Alessio, Herrera, eccetera, eccetera. E Giuntoli ha detto, ma quello che è cambiato sono le avversarie. Cioè, nel senso che adesso, secondo Giuntoli, le avversarie di oggi sono più forti di quelle avversarie lì di prima. Alcuni hanno pensato, vabbè, insomma, il Milan non era tanto scarso all'epoca, insomma, c'aveva bei fenomeni. Però tu vedi qualche cosa in comune tra la Juve di quest'anno e quella prima Juve che voi vi siete trovati davanti, oppure secondo te proprio no? Cioè, è una cosa totalmente diversa. No, secondo me può avere delle similitudini, anche perché noi siamo arrivati dopo due anni che la Juventus era la settima, quindi fuori da tutto, no? Quindi abbiamo dovuto proprio ricostruire da zero. Quindi qua sicuramente non è così, magari sono un passo più avanti, però anche qua devono trovare ancora la quadratura giusta, no? Dell'insieme. E poi secondo me le squadre che c'erano una volta non erano neanche così troppo scarse come dice Giuntoli, no? Sì, è vero, è ingiusto verso quella Juve pure, che ha vinto c'era Milan di Thiago Silva, Ibrahimovic e compagnia. C'erano squadre importanti anche quell'epoca, quindi il fatto è che noi siamo riusciti a trovare tutti gli incastri giusti per rendere una macchina quasi perfetta, perché dopo magari non sei riuscito a vincere in Europa, però siamo riusciti a fare una macchina quasi perfetta. Se oggi la Juve dicono vorremmo il quarto posto, no? Questo è l'obiettivo almeno minimo della stagione, quarto posto. Io penso che se l'avessero detto a voi anche dopo anni di settimi posti, avreste detto certo, un posto in Champions sarebbe comunque importante. Però poi a un certo punto scatta qualcosa e si capisce che si può vincere lo scudetto. Quando è che è scattata questa roba qua? Quando è che finalmente vi siete guardati e avete detto ma quest'anno veramente rischiamo di vincerlo? No, scatta quando vedi che tu magari perdi dei punti e anche gli altri davanti fanno fatica, no? Noi siamo a un certo punto, eravamo arrivati anche a 7 punti dal Milan, il primo anno abbiamo vinto lo scudetto, no? Però noi giocavamo le partite tutte per vincere, riuscivamo a vincere, mettevamo pressione alle avversarie. L'importante è che non dovevamo sbagliare noi, cioè quindi doveva sbagliare il Milan ha sbagliato e noi siamo stati bravi a essere attaccati e superare alla fine. Quindi quello vuol dire convinzione, noi facciamo il nostro, noi facciamo quello che dobbiamo fare, poi se gli altri sono più bravi vincono, se no vinciamo noi. E quindi Nicola, per convinzione per la Juve di oggi invece, potendo fare pescare un giocatore per gennaio, ovviamente tra quelli più alla portata, che può aiutare la Juve a fare il salto di qualità, serve più un centrocampista nel caso
secondo te quale può essere l'uomo giusto, o manca quel Berardi piuttosto che la Juve ha cercato fino all'ultimo giorno di agosto e non... Ma no, dipende, ripeto, se questo modulo che gioca adesso 3-5-2 è il modulo che lui ritiene che sia fondamentale, secondo me devi cercare. Massimo, ci sei? Mi sono frizzato io? No, ci siamo. Noi ci siamo, si è frizzato un attimo Massimo, vediamo un po'. Ci sta parlando l'acquisto della Juve di gennaio, non lo sapremo mai. Esatto, stava annunciando ufficialmente la questione. E nel frattempo, però, scusami, se ho capito bene, la risposta alla mia domanda era: quando è che avete capito che potevate farcela? La risposta è stata quando gli altri ci hanno fatto capire che ce la potevamo fare. Cioè, nel senso, sì, lui ha detto non sbagliamo, no, lui diceva noi andiamo, non sbagliamo, poi se le altre sbagliano. Poi vediamo, anche perché quello è stato un cammino particolare della Juve, non aveva persa una, però mai all'inizio perso, pareggiava all'inizio anche tanto, sì. E sì, poi ha fatto quel filotto finale che ha steso il Milan, di fatto. Hai tolto Stefano, hai tolto, mi sa, Andrea, e messo Massimo, non so se hai già cambiato, però si vede un Massimo frizzato e un Andrea, però va bene, abbiamo ricambiato. Allora, Juve-Milan 2-0 nel 2011, partita strepitosa. Io voglio... Massimo Carrera, mi incuriosisce il fatto che non sia chiamato da nessuno in questo momento per allenare. Perché lui all'estero l'esperienza che ha avuto... Bravo, no? E le ha fatte buone. Allora, lui ha vinto in Russia. È arrivato, sì, e ha vinto allo Spartak. E non vinceva da una vita, credo, lo Spartak o qualcosa. È arrivato in corsa, quindi è in Grecia il primo anno, è un ambiente particolare, li ha portati al terzo posto, se non sbaglio. Sì, appunto, bravo, l'AEK Atene, ripeto, lui elimina il Wolfsburg in Coppa, fa delle cose molto buone, poi ovviamente è una squadra, io sono andato ad Atene e l'ho visto lì e mi raccontava di una senza lamentarsene, però di una società che proprio non spendeva, cioè lui chiedeva dammi questo giocatore, ma non Platini, così, e loro dicevano no, nessuno, ti diamo noi qualcuno, eppure lui si arrangiava, faceva, e io... C'è anche da dire che magari lui stesso, credo che prima ce l'ha spiegato, non è uno di quelli che accetta tutto pur di avere una panchina, o il progetto è convincente all'altezza. Massimo, stiamo ragionando sul perché appunto in questo momento non alleni, accetteresti un po' ovunque, non hai preclusioni, oppure ti arriva qualche offerta che non ti fa impazzire? No, io purtroppo in Italia non mi conoscono, perché non ho avuto esperienze in Italia, quindi è normale che deve essere un progetto importante, una squadra, ma anche se fosse Serie C, non voglio allenare per forza in Serie A, perché so che mi devo mettere in gioco, no? Quindi il problema è avere il progetto importante, no? Quindi non è un problema di categorie. Beh, molto umile anche, perché ripeto, tu hai vinto, ricordiamolo, in Russia, io vedo sotto i post su Instagram di Massimo Carrera, arrivano 200 russi ogni volta a dire sì, ti amiamo. In Russia ho vinto il campionato dopo 16 anni e una supercoppa mai vinta, quindi capito, sono rimasto un po'... No, ma poi anche a like, appunto, anche a like, ho fatto bene, la io cosa assurda è che la... sono stato... Tutte e due le volte sono stato esonerato, che ero terzo in classifica, no? Quindi sì, sì. Ripeto, like, penultimo e terzultimo. No? Ve lo testimonio, non è una cosa un po' strana. Però, non è la posizione abituale dell'AEK Atene, quella là, e lui l'aveva portato, ripetiamo, a eliminare il Wolfsburg, se non sbaglio, in Coppa, a fare tante imprese, piccole imprese. E poi, ragazzi, se si chiede di vincere gli scudetti con Olympiacos, Panathinaikos, eccetera, eccetera, che hanno molti più, anche il PAOK diventava sempre più ricco, non era... Non sì, era sì, beh, su quelle squadre lì. Però comunque, ritornando al discorso di sì, prima che mi hai detto, no? Ci dicevo, dipende sempre che modulo vuole utilizzare. Se lui pensa che il modulo definitivo sia questo 3-5-2, secondo me dei centrocampisti, tipo, faccio degli esempi, tipo Vidal o Pogba, per maniera, o Marchisio, che facevano tanti gol, quindi centrocampisti solidi con gli inserimenti che sanno fare anche gol, capito? Quindi penso che un centrocampista così ci voglia. Eh beh, ci sta. Magari anche una punta, no? Una punta proprio di ruolo importante, no? E Pogba l'hai sentito in questo periodo? No, chissà anche Pogba. Senti Massimo, quando tu senti, Andrea ha sfiorato questo discorso prima, cioè quando che la Juve di oggi dice espressamente, lo vuole proprio dire a tutti i costi, l'obiettivo minimo ovviamente, però si parla sempre di quarto posto. Al che molti capiscono e dicono, ragazzi, siamo in rifondazione, siamo un po' indietro rispetto a Inter e Milan, non abbiamo potuto fare mercato per le note vicende. Ok, qualcun altro dice, alla Juve non si parla così. Cioè, alla Juve si deve dire, noi proviamo a vincere, poi quello che viene... Chiedo a te, che la Juve la conosci,
ti dà fastidio, è giusto? Qual è la comunicazione corretta quando sei alla Juventus? No, secondo me la comunicazione corretta è che dobbiamo fare il nostro meglio, dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo fare. Poi che sia secondo, primo, secondo, terzo, quarto, sarà il campo a dirlo. Per te può vincere lo scudetto questa squadra? Oppure indietro? No, secondo me nel calcio tutto è possibile. Nel calcio non, io dico sempre che il calcio non è matematica, uno più uno non fa mai due. Quindi devi avere la pazienza, devi stare sempre sul pezzo, non c'è niente, non ti devi esaltare quando vinci la partita, non devi buttare giù quando ne perdi una, perché anche altre squadre hanno difficoltà e perdono, quindi devi essere bravo te a rimanere sul pezzo e non mollare di un centimetro, e quello poi alla fine fa la differenza. Senti Massimo, tu sai che ora sta parlando di questo problema per Niccolò Fagioli e prima Pogba e prima l'anno scorso le penalizzazioni. Quanto condizionano un gruppo? Tanto perché non si è ermetici, oppure tutto sommato alla Juve si va in campo, si resta settati su quello? Condiziona molto, soprattutto quello che è successo l'anno scorso ha condizionato tantissimo, no? Poi è normale, quando perdi anche dei giocatori per strada capisci che sei un po', cioè, che siamo delle persone, siamo umani, no? Quindi tutti possono sbagliare, tutti sono vulnerabili, no? Però Massimo, anche voi, sempre per tornare a quel famoso anno, anche voi avete passato un momento brutto, perché quando squalificano Antonio è l'inizio del secondo anno. Cioè, anche lì è una squadra che può scoppiare, invece è una squadra che si compatta. Come avete fatto lì a tenervi? E questo può essere l'insegnamento anche per la Juve di oggi? Sì, no, ma siamo stati uniti, e noi ci siamo sempre allenati, sempre allenati con Antonio, quindi Antonio era sempre con noi, quindi non era solo la domenica, ma non era in panchina, no? E quindi noi eravamo uniti, quindi forse magari questa cosa qua ci ha uniti ancora di più, perché voleva far vedere che nonostante questo noi eravamo più forti e volevamo vincere e ci siamo riusciti. Quindi è stata una specie di rivincita, di rivalsa verso gli altri, no? Siamo fatti un torto e noi invece abbiamo detto, ah sì, e noi lo vinciamo lo scudetto. Prima ti è caduta la linea in un momento chiave, Massimo, in cui Andrea ti aveva fatto una domanda sul mercato, chi prendere, chi non prendere, ci stavi dicendo il nome o qualcosa e poi è caduta la linea. No, il nome no. Non sono un tale scout, quindi no, dicevo, dipende che modulo vuole solamente continuare a fare, perché se vuole fare 4-2-3-1 magari serve un altro esterno, se vuole fare il 3-5-2 magari dei centrocampisti che si inseriscono, che fanno gol, magari un esterno di destra visto che gioca McKennie, cioè poi dipende sempre come vuole insistere sul modulo. Io penso che il modulo lo fanno i giocatori, non lo fa l'allenatore. Prima però hai detto una cosa interessante, hai detto magari una punta di ruolo, perché secondo te Vlahovic, Milik e Ken con Chiesa non sono così ben assortiti, cosa manca? No, secondo me c'è poca intesa tra di loro, può essere, no? Perché le due punte devono, esempio, come, adesso non so come li fa giocare negli allenamenti, a lei le due punte devono essere compatibili tra di loro, devono giocare vicine, uno deve essere bravo, devono essere brave tutte e due, sia uno a fare la punta e sotto punta, le stesse cose, no? Perché ci sono dei movimenti che li portano e devono giocare quasi sempre vicini, perché sono i due punti importanti del 3-5-2, sono quelli che fanno girare il gioco, no? Eh sì, allora intanto Marco G ci dice: mi si è rotta la macchina, mi si è rotta la caldaia, dammi almeno la gioia di farmi salutare a Massimo Carrera, il primo di cui ho preso la maglia. Marco, fagli sto saluto, che è una giornata infernale. Ma che... Ciao Marco, bocca al lupo per tutto. esatto. Con la maglia di Massimo Carrera, è la prima maglia che ha avuto, quindi è stato, credo, la fortuna, la giornata la puoi considerare positiva nell'insieme. Allora Andrea, tu che altre curiosità hai? Teniamolo pochi minuti, così però lasciamo, e così lo richiamiamo un'altra volta e non si stufa di noi. Ma io ce n'ho 2000 di curiosità, ma non so da dove cominciare, perché tu hai detto mi piacciono i giovani, no? Cioè mi piace l'idea di... Intanto io penso che l'allenatore, mentre vedo tra virgolette facile il lavoro di Montero,
perché comunque tu c'hai l'under 19 e sai che sono più o meno quelli e più o meno quelli ti porti, no? Il lavoro di Brambilla, poveraccio, cioè io non riesco a capirlo, perché un giorno c'è un pezzo di squadra, un giorno c'è un altro, la prima squadra te ne piglia uno, poi vede che è buono, te lo togli e così, cioè non è neanche semplicissimo come tipo di lavoro. E allora per quello ti volevo chiedere, visto che hai parlato di giovani, se secondo te è giusta questa politica che sta facendo la Juve, dicendo costruiamoceli in casa, o se invece secondo te per arrivare a un certo livello comunque sia, cioè sì, sono buoni per venderli, sono buoni perché comunque diciamo hai guadagnato qualche milione, però insomma la cantina, no, però è una cosa interessante quello che ha fatto la Juventus, perché i giovani puoi trovare dei giovani importanti e quindi che possono andare in prima squadra. È normale che un allenatore che fa la primavera o adesso l'Under 23 non deve pensare a fare la carriera da allenatore, deve pensare a tirare fuori il meglio dei ragazzi per portare in prima squadra. Cosa. Infatti, è un'altra cosa, no? E quindi deve essere a servizio dei giovani, farli crescere sia come uomini sia come calciatori. Quindi magari puntare più sulla tecnica individuale, magari meno tattica, perché deve formare il giocatore. Sono due lavori diversi, no? Allora, con Carrera si va in B, con la next gen, ci dice Duke Gordon, ci garantisce che si va in B con Carrera. Pensa che roba, sarebbe quasi come vincere una Champions, portare la next gen in B. Sarebbe stimolante. Aumenti il livello di tutti, no? È incredibile, cioè sarebbe una cosa meravigliosa. Sì, no, sicuramente queste squadre sono fatte per quel motivo lì, no? Per non essere sempre costretti ad andare magari a comprare dei giovani all'estero, stranieri, che magari ci sono anche in Italia. Mm-hmm. Un ragazzo di 20 anni, di 18 anni che oggi inizia a giocare a pallone a livello serio, secondo te c'ha la testa? Un ragazzo di 18-20 anni, no? Diciamo 18, dai, che inizia a giocare a pallone a livello serio oggi nel 2023, quindi un ragazzino come mio figlio del 2005. Secondo te c'ha la stessa testa che c'avevate voi? Ma anche quando giocavamo noi c'era qualcuno che non c'aveva la testa. Quelli certo. Che hanno la testa ci arrivano, quelli che senza testa magari fanno un anno, due anni e poi mollano. Ma anche quando giocavo io da piccolo c'era io sono arrivato, ma c'erano tanti magari più forti di me che non sono arrivati perché o non avevano voglia di fare sacrifici. Noi giocavamo la domenica mattina, questi andavano la sabato in discoteca per divertirsi, e quindi soprattutto in quell'età lì sono le cose importanti, che devi scegliere cosa vuoi fare da grande. Poi dopo devi avere le qualità, la fortuna di arrivare nei posti giusti al momento giusto, che anche quella ci vuole, no? Ha la fortuna di incontrare allenatori che ti danno dei valori. Sì, io credo che Andrea intendesse magari questo mondo social con mille distrazioni per i ragazzi, però io continuo a dire, io credo che sia... Però io credo sia come dice Massimo, cioè in tutte le età, tutte le generazioni, tu se vuoi le distrazioni, le cose le avevi, e chi aveva la testa lo faceva. Massimo, ti racconto un episodio che mi ha raccontato un ex dirigente della Juve qualche anno fa, adesso non è più in Juve, però mi raccontava di un episodio della primavera. Diceva, quando adesso giochi, fai una partita con i nostri ragazzi della prima, allora mi sa che neanche c'era la next gen, dice, io rimango ogni volta stupito dal modo in cui lasciano lo spogliatoio, cioè non è più come prima, quando lo facevo io ci lavavamo la roba, e c'è tutta un'altra cosa, adesso si sentono già divi a 16 anni, 17 anni, perché magari su Instagram c'hanno, non lo so, 50.000 persone che li seguono, adesso è molto più complicato. Molto più complicato per questo ragazzo. No, ma sicuramente questa è una cosa complicata, però dipende sempre che regole gli dai, che regole gli dai tu all'interno di un gruppo. Poi fuori il gruppo loro possono fare quello che vogliono, possono comportarsi in quella maniera, però tu devi dargli dei valori, perché tu non giochi da solo, quindi sei in un gruppo e quando fai degli errori devi pagarli. È normale che se ci sono stati tanti giocatori magari perché magari erano più bravi degli altri a giocare, gli permettevano qualsiasi cosa, no? E poi dopo se ne sono portati dietro e si sono persi per strada. Invece secondo me devi dare, penso che più che prima di essere calciatore bisogna essere uomini, no? Quindi sono quelli i valori che, ma fin da piccolo bisogna dargli, quindi se tu insegni fin da piccolo a pulire le spogliatoie, a pulirti le scarpe, a fare questo, a fare quello, poi dopo sui social posso fare quello che voglio, però penso che i valori
se inculcati all'inizio, è normale che poi rimangano. Io vedo tanti allenatori della storia giovanile che quando magari c'è una partita importante vanno a chiedere ai giocatori a una squadra più sotto, quella più sopra, più forte, perché vogliono vincere la partita, ma non è quello, secondo me, il settore giovanile. Il settore giovanile serve per tirare fuori i ragazzi, per cercare i ragazzi, non per diventare allenatore. Senti Massimo, se tu potessi scegliere un solo incedibile, uno che non cederesti mai, tra Vlahovic e Chiesa, chi sarebbe? Ma sono due ruoli diversi, quindi sai... No, voglio un nome. Quello che tu dici, vado in panchina alla Juve, quello lo voglio trovare nella Juve. Quello, uno dei due lo voglio trovare, quale? È una scelta di... dipende come devo giocare. Lo so. Devo vedere, allora, prima di tutto devo vedere gli altri 10. Senti, Bremer, come giocare decidi. Di Bremer c'è già detto che è buono. Cos'è? Soprattutto un marcatore, fatica a impostare, perché qualcuno lo critica un po'. Qual è la sua caratteristica principale? Ma secondo me è un ottimo marcatore. Sì. Marcatore, ma nella difesa 3 ci vuole, come quando c'eravamo noi, c'era Chiellini che era un ottimo marcatore, quindi poi c'era Barzagli che era più tattico e Bonucci che era il piede da centrocampista, quindi servono questi tre giocatori con caratteristiche diverse, non devono essere tutti e tre uguali a difesa 3, altrimenti sarebbe difficile farli coesistere. Senti Massimo, io, se Nicola avevi un'altra domanda, non lo so, se no... Io ce l'ho la volontà, io posso andare avanti fino a infatti, proviamo a tenerlo sotto sequestro fino a mezzanotte. Facciamo la prossima volta. Esatto, facciamo così, se lo lasciamo oggi magari torna con piacere, se lo teniamo due ore dice ragazzi... Tu mandami il messaggio quando vuoi, io sai che ci sono. Grazie mille Massimo Carrera, un abbraccio a casa. Grazie a voi, ciao. Grazie mille Massimo Carrera.